La procura di Pisa indaga per omicidio colposo. Ci sarebbero 4 persone iscritte sul registro degli indagati per la morte di Rafael Schumacher, il giovane attore comasco che nella notte tra sabato e domenica scorsi, mentre rappresentava un'impiccagione, è rimasto strangolato dalla fune di scena. Il 27enne, cresciuto a Brunate, è morto ieri sera senza aver mai ripreso conoscenza. La famiglia ha autorizzato l'espianto degli organi, la procura ha poi disposto l'autopsia sul corpo. I 4 indagati sarebbero, secondo le prime informazioni, 2 registi e 2 tecnici che fanno capo all'associazione che ha in gestione il Teatro Lux nella città toscana, dove il ragazzo stava recitando quando si è verificata la tragedia. Rubano giacche e piumini alla Rinascente di Milano per un valore complessivo di circa 2.000 euro, ma vengono scoperti a pochi passi dalla dogana dalla polizia di frontiera. Denunciati 2 uomini e una donna, cittadini della Mongolia, gli stessi agenti hanno trovato tutta la strumentazione usata per mettere in atto i taccheggi: coltello, giravite, pinza, tronchese, 6 borse con foderatura interna che fungeva da schermatura e dispositivi di plastica antitaccheggio rimossi. Dopo il sequestro di strumenti e refurtiva, i 3 sono stati denunciati, 1 per furto in concorso e porto di oggetti atti a offendere, gli altri 2 per furto in concorso e immigrazione clandestina in quanto irregolari e condotti in questura per l'espulsione. Notte di incendi in Alto Lago, vigili del fuoco impegnati fino all'alba per domare le fiamme nei boschi di Montemezzo, Sorico e Ponte del Passo. Il rogo più imponente è quello scoppiato nella pineta di Montalto intorno alle 19 di ieri. Altri incendi sono poi scoppiati nella notte. In totale sono state impegnate 5 squadre dei vigili del fuoco, 2 da Sondrio e 3 da Dongo. Ubriaco ruba una bicicletta parcheggiata davanti a un bar e cade. Arrestato dai carabinieri di Cantù per furto aggravato un 45enne marianese, già noto alle forze dell'ordine. L'episodio è avvenuto nella notte nel paese Brianzolo, in via Sant'Alessandro. Il ladro maldestro è caduto mentre cercava di allontanarsi a bordo del suo motociclo con tanto di bici rubata. Il mezzo è già stato restituito, sequestro amministrativo invece per il motociclo. Si intrufola in una cantina scambiandola forse per una tana. Tasso liberato questa mattina a Camerlata dalla polizia provinciale di Como, allertata dalla stessa proprietaria dell'immobile che a prima vista non è riuscita a riconoscere l'animale. La bestiola è stata liberata nel vicino parco della Spina Verde. Incendio in cucina menaggio. Una donna è rimasta lievemente ustionata alle mani. L'episodio intorno a mezzogiorno in una abitazione di via Marconi. L'incendio, estinto in poco tempo dai vigili del fuoco di Menaggio e Dongo, è partito dai fornelli e ha interessato l'angolo cottura, senza creare danni strutturali all'appartamento.